Dobbiamo ringraziare Alessandro Barbero che è qui con noi. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, ben ritrovato, anche per la possibilità di farci fare questa scaletta musicale un po' newyorkese. Vabbè, la facevate lo stesso anche senza di me. No, beh, però l'ambiente. No, qui bisogna trovare delle scuse ogni tanto per mettere in fila un po' di canzoni e l'ambientazione del libro è perfetta. L'avessi ambientato a Cuneo, per quanto bellissima città, sarebbe stato più difficile trovare delle canzoni ad hoc. Invece, magari le trovava anche, ma sì, non so quanto il pubblico era contento. Esatto, con New York invece siamo potuti sbizzarrire. Ben ritrovato, grazie mille per questa due giorni che stiamo vivendo insieme, perché stavo dicendo prima, tendenzialmente è un po' schivo il professor Barbero alle apparizioni. Qui stiamo dimostrando il contrario. Il contrario, invece, esatto, mi sono concesso tutto. Volevo quasi prendermi il merito di questa cosa. No, un po' schivo perché spesso quando si parla con raziocinio e razionalità sono tempi duri per dire le cose dal punto di vista dello studioso. Ma infatti quasi mai si parla con raziocinio e razionalità. Ma neanche lei? Ai nostri tempi. Ah no, Quindi parlo poco. Allora, partiamo dal libro Brick for Stone, ambientato poco prima dell'11 settembre, con una sequenza di personaggi molto interessanti. Non saprei da dove partire, forse la cosa che mi ha colpito di più leggendolo è quanto si mangia in questo libro. C'è un sacco di cibo. Sì, ma pessimo di solito. Sì, però, beh, certo, perché lì comunque lui è un po' il junk food di New York. C'è un sacco di cibo, molto dettagliato anche. Quanto è difficile informarsi per scrivere un libro di questo tipo su un tempo che ormai a noi sembra ancora forse un po' vicino, ma ormai sono passati 20 anni, un tema complicato, un tema attorno al quale ci sono anche mille complotti. Che tipo di studio ha fatto per... Vabbè, ma ormai è facilissimo. Bisogna dire, io questo romanzo l'ho scritto, ci ho messo un sacco di anni. Mm-hmm. E all'inizio effettivamente era tutta questione di cartine di New York spalancate sul tavolo, sì, e di ricordi personali. Poi si intende, quello è un romanzo, quindi anche se non c'è un falafel all'angolo della 56esima, uno ci crede un po' lo stesso, va bene. Non sì. importa. Adesso invece è fantastico, perché comunque con Google Maps uno va a spasso per New York quando vuole. Ci può quasi camminare, sì. Ho cercato le case, non di tutti, ma di parecchi miei personaggi. Mi sono aggirato per il Bronx in luoghi dove non andrei mai di persona, sì, e sì, ho scelto dove abita Tracy. Quindi anche descriverli è diventato un po' più facile, insomma, quello sforzo descrittivo dei mattoni fatti così è un po' più semplice. Poi non so quanto aiuti, perché in realtà quando si scrive un romanzo storico, che non è questo il caso, allora tiri fuori tutto dalle fonti. Sì. Invece un romanzo vero lo devi inventare tu, e può anche essere un intralcio, sapere, esserci stati per esempio, avere dei ricordi personali. Quando devi inventare non è mica detto che ti aiuti. Però la sensazione è che si sia molto divertito a scriverlo. Vabbè, quello sì, se no perché lo dovrei fare? No, beh, a volte uno magari si imbarca in un'avventura, poi a metà fa fatica, dice ora la porto. Però mi sembra una scrittura divertita, oltre che divertente anche. È proprio perché quando mi stufavo mi fermavo, io me lo sono tirato dietro 20 anni questo romanzo, perché l'idea l'ho avuta subito dopo l'11 settembre, cioè l'idea più banale del mondo. Sì. Infatti mi vergognavo da morire. Cioè, adesso quanti scrittori staranno pensando a fare un romanzo? Che banalità. Però a distanza di tempo poi è tornato. Quando mi stufavo lo smettevo, l'ho lasciato lì anche per anni certe volte, poi ultimamente invece l'ho ripreso e quindi mi sono divertito. È difficile scrivere un romanzo su in un tempo così lungo, cioè riprendere il bandolo della matassa dopo averlo interrotto così è complicato? Ma quello non è un vero problema, anzi va bene, perché sai, un romanzo prima di licenziarlo tu devi averlo riletto 1000 volte e quindi se ti eri interrotto per un po', la prima cosa che fai è che lo rileggi dall'inizio e ogni rilettura in più giova. No, la cosa difficile è che a un certo punto poi non ti ricordi più, cioè, ma nel 2001 si mandavano già i messaggini con i telefonini, oppure no? Certo, il mondo è cambiato molto velocemente. Sotto quell'aspetto lì, tutto il resto secondo me non è mica cambiato tanto. Sì, sì, è vero, probabilmente rispetto all'ultima volta che stava scrivendo, sì, un nuovo social è nato e prima non c'era, un modo per comunicare è nato tutta e prima non c'era. Tecnologica, I personaggi sono molto divertenti, molto... Sì, cioè ispirano simpatia, ti tengono attaccati. Qual è il suo preferito dei vari? C'è Bobby Fischer, che è l'unico personaggio, credo, reale, giusto? Anche sì, se, Bobby sì. Fischer è un personaggio reale, anche se anche il linguista matto che studia le parolacce e gli insulti in tutte le lingue del mondo è ricalcato su un personaggio reale. Cioè esisteva davvero questo quello studioso. È uno dei miei preferiti. Sì, come si chiama nel... Kozelek? Il professor Kozelek. Il professor Kozelek, sì, che è uno studioso di parolacce, studia le parolacce. Sì, lui sa le parolacce in tutte le lingue del mondo. Cacciare
bocciato dall'università? Naturalmente, sì. Però pubblica a sue spese una rivistina che esiste davvero. La rivista Maledicta è esistita davvero. Io l'ho scoperta 40 anni fa nella biblioteca della scuola normale di Pisa. Sì. Ed è una rivista che pubblicava articoli tipo come fare a insultare tuo fratello nei dialetti Papua della Nuova Guinea. Ecco, ma che meraviglia. Bandellette sulla suocera in ucraino. Ecco, questo genere di cose. E lui nel tentativo di risolvere questo caso che parte ha? E lui appunto è una gabbia di matti naturalmente, sì. No? La storia di un gruppo di matti messo su da un agente della CIA matto quanto gli altri, e il professore matto ha questo compito che, siccome lui è specialista anche di graffiti, no, sulle porte dei cessi, dei locali pubblici, queste cose qua. E allora, visto che loro sono sulle tracce di terroristi che preparano un attentato, hai visto mai che i terroristi forse comunichino anche tramite scritte sui treni o sulle porte dei locali pubblici? E quindi lui batte New York alla ricerca di scritte. E il bello è che una traccia, adesso non facciamo nessuno spoiler, ma una traccia la troverai. No, infatti, allora io sullo spoiler vorrei stare attento, perché poi è un libro dove poi è importante non svelare troppo. Qualcuno sta chiedendo esattamente la trama di cosa parla. Quanto si può dire di esattamente la trama cosa parla? Cioè, abbiamo detto a sufficienza o va aggiunto qualcosa? Ma abbiamo detto a sufficienza, perché poi le cose si complicano e c'è qualche colpo di scena a dir troppo, ma qualche svolta, là, qualche gomito, come dicono gli specialisti. Beh, allora, insomma, se siete curiosi, Brick for Stone lo trovate in libreria. Allora, noi mettiamo un'altra canzone legata a New York e poi continuiamo a parlare con il professor Barbero. Moving to New York, i Wombats su Radio DJ. Prima si stava parlando dei personaggi di questo libro, c'è Kozelek, questo studioso di parolacce cacciato dall'università, che anche questo è un tema abbastanza attuale. Nei giorni scorsi è uscito l'articolo di una professoressa in Florida cacciata all'università per aver mostrato il David di Michelangelo agli studenti. Che periodo è per i professori? È un pessimo periodo anche per noi, come per tutti gli altri, non so per i conduttori. Sì, allora noi dobbiamo stare chiaramente attenti a ogni cosa che si dice può essere malinterpretata, ogni frase lunga può essere ridotta a un piccolo stralcio su cui poi le persone costruiscono in maniera autonoma il loro pensiero mettendotelo in bocca. Insomma, non diciamo dove te lo mettono. Esatto, te lo mettono in bocca ma poi ti finisce dall'altra parte. No, è un periodo complicato per tutti, però noi possiamo anche far finta a volte di ignorare le cose come sono. Un professore credo di no. Professore ha il compito di dire quella che ritiene essere la verità. Beh, io diciamo che per fortuna sono uno storico, anche se tutti quanti mi chiedono continuamente come andrà a finire, cosa succederà in futuro. Sì, chiedono, ma, è vero, è la sì, cosa sì, strana che chiedono, ma probabilmente perché ci hanno sempre insegnato che la storia si ripete, quindi chi conosce la storia sa immaginare cosa succederà domani, poi non so se sia così vero, però è vero, le chiedono sempre previsioni future. Non è così automatico, in realtà quello che la storia insegna è che in futuro succederanno sicuramente cose brutte, ma non quelle che ci immaginiamo. E quindi Però lei ha mai avuto problemi per adesso durante l'insegnamento? È una cosa più americana per adesso, no, questo allora, radicalismo? A quel livello lì è una cosa americana, assolutamente. Da noi siamo ancora alle sciocchezze tipo dobbiamo mettere l'asterisco oppure no, sì, lo schwa e quelle cose lì, che però è l'inizio di tutto naturalmente. Allora bisogna vedere se, come noi abbiamo sempre creduto, noi italiani siamo gente più di buon senso e quindi le cose non andranno oltre un certo limite e il Davide di Michelangelo si potrà continuare a farlo vedere. Speriamo. Il libro, dicevamo prima, è ambientato a New York intorno all'11 settembre, poco prima dell'11 settembre, con questa sensazione, questa premonizione, questa intuizione di un imminente attentato. L'11 settembre è l'evento, immagino, più, dal punto di vista storico, più interessante che sia accaduto nel nostro secolo. Fino alla pandemia, direi. Fino alla pandemia. Perché, fino alla pandemia. Ecco, no, ma infatti io mi ricordo benissimo di una volta ho fatto una cosa di cui adesso mi vergogno enormemente. Era l'inizio del 2020 e proprio a Milano, in statale, davanti a un'aula magna piena di studenti, ragionavo con loro sul fatto che la storia, quella sotterranea, non si è fermata, i meccanismi economici, sociali. Però a livello di grandi avvenimenti, io a questi ragazzi avevo detto, ma nella vostra vita che grande avvenimento vi ricordate? Dopo l'11 settembre. Puntualmente due mesi dopo è arrivata l'epidemia. Sì, ecco, però comunque sono storicamente però assimilabili, cioè uno non so come dire, uno è stato causa di un atto.
è stato a conseguenza di un atto umano. L'altra è una cosa che storicamente è già successa, potrà anche ricapitare in futuro. Sono assimilabili dal punto di vista storico? No, non sono assimilabili, anche perché in realtà l'epidemia è stata, allora appunto tocchiamo ferro, sì, e escludiamo che sia la prima di, è stato un episodio isolato, sì, e va bene, però è una cartina di tornasole fantastica per vedere come funziona il nostro mondo, no? Come hanno reagito i governi, come hanno reagito i popoli di fronte a limitazioni mai viste prima, no? L'estrema disciplina con cui tutti hanno obbedito, insomma molto interessante, e potenzialmente ha un futuro il discorso della pandemia e di come si combattono le pandemie. L'11 settembre è una cosa straordinariamente spettacolare, sì, il tipo di cosa che tutti ci ricordiamo, dove, certo, eravamo, quando, sì, abbiamo, sì, saputo, sì, bla bla, però poi alla fine all'epoca c'è stato venduto come la dimostrazione che il terrorismo islamico è il grande problema del nostro tempo. Siamo ancora proprio sicuri che il terrorismo islamico è il grande problema del nostro tempo? O è stato messo leggermente al terzo posto, al quarto posto? E allora a quel punto l'11 settembre ha questa cosa strana, un evento grandioso, indimenticabile, le cui conseguenze però, almeno per noi, per gli afghani e gli iracheni, un po' di più. Certo. Ma almeno per noi, tutto sommato, è rimasta una cosa finita, fine a se stessa, ecco. Va bene, sì, no. Allora, io poi, quando si inizia sulla storia, adesso ho mille robe che proverò a chiederle nel tempo ridotto che abbiamo. Dobbiamo andare in pubblicità, ma tra poco ritorniamo qui su Radio DJ con il professor Alessandro Barbero. A tra poco! Bentornati su Radio DJ, siamo sempre con il professor Alessandro Barbero, che è venuto a trovarci oggi, è uscito il suo libro Brick for Stone. Una cosa che mi incuriosisce molto degli storici è come si relazionano al tempo. La sensazione che ho io è di vivere in un'epoca, a tratti anche un po' infantile, dove abbiamo sviluppato questo senso per cui nel momento in cui ci accorgiamo delle cose, e oggi è molto più facile anche prendere coscienza di un problema, abbiamo una necessità quasi isterica di risolverlo immediatamente. Da un punto di vista storico i cambiamenti però hanno bisogno di centinaia di anni. Uno storico è più calmo nei confronti delle cose che succedono, si fa prendere meno dall'ansia perché ha la consapevolezza che per risolvere la crisi climatica non basta la settimana in cui ci si accorge che c'è un problema, ma serviranno anni. Il razzismo avrà bisogno di tanti anni per essere definitivamente combattuto, e comunque stiamo vivendo nell'epoca migliore possibile per questo argomento. Non so, uno storico è più sereno da questo punto di vista? Ma tanto, diciamo, non è che sia una cosa che ti rasserena proprio sapere che mentre qualcuno crede che i grandi problemi si possano risolvere subito, invece non saranno affatto risolti. No, certo, è vero, sì. Però sì, al tempo stesso c'è un maggior distacco. Anche c'è il rischio di vedere veramente le cose in modo diverso dalla massa dell'opinione pubblica. Io me ne sono reso conto adesso, per esempio, con la guerra in Ucraina. Mm-hmm. Quando mi sono reso conto che essere uno storico ti porta quasi a non capire bene come mai la gente si emoziona così tanto. Perché allo storico viene da dire: ma ragazzi, ma queste cose, ma davvero credevate che non sarebbero più successe? No, ecco. Poi però ti rendi anche conto che questo ti crea, come dire, una freddezza che non va neanche tanto bene. È un po' il distacco dei medici quando devono affrontare con un paziente una malattia. Ovviamente il paziente è molto coinvolto, il medico è una delle tante cose che ha visto succedere, che sa che possono succedere. È quello, esattamente. Però diciamo che anche rischiare di perdere il contatto con le emozioni dei tuoi concittadini non va neanche bene. Sì, tra le altre cose lei è un grande appassionato proprio di battaglie, di guerre. Io quando sento i suoi podcast vedo proprio che ha la passione per le grandi battaglie, Napoleone. Sì, detto così, è tanto più di questi tempi, sembra terribile anche questo. Diciamo Beh, che c'è sempre questo, da studioso. C'è questo, sì, paradosso che non solo studiare la guerra, ma anche vederla al cinema o in TV è sempre piaciuto tantissimo a quasi tutti, ecco, sì, certo, poco da fare. E quindi appunto è tanto più in quanto tu la guerra non l'hai mai vista io non ho fatto neanche servizio militare. Sì, però rimane una cosa inquietante, interessante e inquietante, il fatto che sentir raccontare le guerre o vederle immaginate, reinventate, è una cosa che ci emoziona profondamente e che ci piace in realtà molto. Io lo sento dal tono anche della sua voce quando parla proprio di Napoleone, che spesso dice: questo generale in guerra ha perso il 10% del suo esercito, Napoleone ne avrebbe perso il 20%, inteso come era ci dava dentro. Sì, no, è purtroppo, certo, diventa un elogio a quel punto, sì, perché quando sei lì dentro fa parte del gioco il fatto che ci saranno delle... Ma però mi rendo conto che stiamo dicendo delle cose. Per l'appunto quelle cose che se poi uno separa una... No, ma allora devo dire che il nostro pubblico è abbastanza abituato a un certo tipo di ragionamento, quindi insomma non credo che verrà frainteso qua. La sua epoca preferita è il Medioevo?
medioevo, quella preferita, dove è più competente anche, non lo so. Sì, è quella che studio e che insegno, che sono pagato dallo Stato per studiare, per insegnare il medioevo, sì. E una cosa che lei ha fatto è anche un'opera in certi casi di debunking di un po' di luoghi comuni legati al medioevo. Il medioevo è sempre quel periodo che si prende a riferimento. Ogni volta che qualcosa non va bene si dice, cosa siamo nel medioevo? In realtà il medioevo a quanto pare non era un'epoca così pessima. Ma no, non lo è. A parte che è stato un periodo lunghissimo, l'inizio effettivamente con le invasioni barbariche e le grandi epidemie dell'alto medioevo, insomma non era il periodo migliore in cui vivere, indubbiamente. Sì. Poi dopo, voglio dire, quando noi riusciremo a costruire edifici che ci emozionino quanto Notre Dame o la cattedrale di Chartres, e quando riusciremo a scrivere libri che restino nel tempo quanto la Divina Commedia, allora potremo guardare il medioevo dall'alto in basso. Certo. Ma per adesso non mi sembra che siamo... Una cosa che avevo provato ad azzardare come ragionamento senza la sua presenza, quindi in maniera anche un po' inutile con gli ascoltatori, forse addirittura un anno fa, era questa cosa. Un giorno io stavo pensando alle grandi opere dell'uomo, penso alle piramidi, che sono state fatte ovviamente con un dispendio di vite umane enorme. Con il rispetto che abbiamo della vita oggi, sarà ancora possibile per l'uomo creare qualcosa di così grande, di così imponente? E vedi che mi chiedete subito del futuro. L'ho appena detto, il futuro non lo conosco. No, però poi il rispetto per la vita umana, anche lì, noi siamo in una contraddizione pazzesca, perché abbiamo questa idea giustissima della sacralità della vita umana. Certo. In compenso degli esseri umani non sappiamo cosa farcene. Sì. No, arrivano, non sai dove mettere, cosa fargli fare, sono un fastidio. Gli antichi romani non avevano il minimo rispetto della vita umana, non gliene fregava niente e si divertivano al circo a vedere ammazzare la gente. In compenso, quando gli arrivava un po' di gente che voleva lavorare, erano contentissimi. Benvenga. Perché avevano l'idea che magari gli esseri umani servono. Sì. Ecco. Beh, noi ho sentito una sua lezione sull'immigrazione ai tempi dell'impero romano, molto interessante. Insomma, si andavano proprio a cercare. Sì, beh, quando li andavi a cercare era l'aspetto magari meno gradevole, perché li facevi venire anche, certo, quando quelli che non volevano, ecco. sì. Però certo. Sì, poi ovviamente l'altro aspetto meno gradevole è che l'impero romano era una dittatura assoluta, dove l'imperatore faceva tutto quello che voleva fino a quando non lo ammazzavano. Mm-hmm. E quindi se uno decideva, va bene, abbiamo 300.000 sarmati da sistemare, dove li mandiamo? Ma dice che tra Modena e Reggio Emilia c'è spazio, mandiamoli lì. Questo noi sappiamo che è accaduto, non ci risulta che qualcuno abbia protestato. Beh, ai tempi, sicuramente. Quindi sì, insomma, sì. Operavano in un contesto un po' diverso. Diverso dal nostro. Prima di salutare il professore, io volevo ringraziarlo per tutti i podcast, dei quali so lei non ha quasi nessuna idea, giusto? Il podcast, probabilmente i podcast più sentiti in Italia sono ciclicamente quelli delle lezioni del professor Barbero, che però non, con i quali lui non ha niente a che vedere. Sì, no, tranne che sono davvero io quello lì che parla. Sì, quello che parla è lui. Ma ha mai conosciuto il ragazzo che lo fa, credo, non a scopo di lucro, no? È un atto d'amore che fa nei confronti suoi, ma anche nostri, che poi possiamo sentire quelle lezioni. Lo ha conosciuto? L'ho conosciuto a un certo punto, perché a lui è venuto lo scrupolo di fare questa cosa a mio sì? nome, praticamente. Sì? E quindi ci siamo anche incontrati. Però io penso che i contenuti in internet sia assolutamente inutile pensare di poterli controllare o così via. Ma lei avrebbe preferito, qualcosa? No? Sì, cioè alla fine sono lezioni pubbliche, alla fine è un po' un megafono di una cosa già quello, pubblica. È un moltiplicatore straordinario. Però almeno io parlo davanti a un pubblico e vedo la gente. Sì. Li vedo se sbadigliano oppure sì. C'ha gli occhi che brillano. Sì, no? Quali sono i temi che attraggono di più le persone, quelli che proprio fanno drizzare le antenne al suo pubblico di solito? Vabbè, diciamo, c'è stata una lezione del tutto eccezionale che ha, credo, toccato i record, ed era la vita sessuale nel Medioevo. Ah, certo, sì. Beh, ma comunque, no. comunque nel nostro paese dove metti sesso la gente già sì. Sì, e forse anche degli altri, sì. Tutto sommato, paesi. Sì. Sì. No, poi comunque sì, anche qui in realtà guerre, come scoppiano le guerre, i meccanismi che portano quelli che decidono, diciamo, a andare a finire in questi vicoli ciechi che poi si concludono in risultati disastrosi, è uno dei temi che comunque appassionano di più, anche prima dell'attuale momento che stiamo vivendo. Sì. E vabbè, anche i suoi libri sono uno spettacolo. I miei preferiti sono uno sull'impero, quello sull'impero ottomano, che proprio mi ha conquistato, e quello su Federico di Prussia. E del resto nascevano da trasmissioni radio tutti e due. Anche, ah, sì, anche
anche quelle. C'è qualche cosa che ha toccato. Se posso dare un consiglio al ragazzo che sceglie i podcast, io selezionerei solo quelli dove non c'è un intervistatore. Come, ecco, nel mio caso, secondo me la mia voce ha un po' rovinato quello che dice il professor Barbero. Quindi a me piacciono quelli dove parla lei e basta per un'ora e mezza. Vabbè, mi sa che alla radio non avrebbe tanto. Non avrebbe, sì, sarebbe stato un pochettino più complicato. Professore, grazie mille per essere stato qui con noi. In bocca al lupo per il libro. Grazie. Finirò di leggerlo, devo dire la verità. Sono arrivato a un certo punto, non ho ancora finito. Finirò di leggerlo presto e grazie ancora. Grazie a voi.